Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi preparo con voi una ricettina veloce con la pasta Fillo. Faccio degli involtini sia salati che dolci. In un tegame metto un po' di olio di semi e un pochino di aglio e faccio soffriggere. Aggiungo aglio in polvere. Aggiungo la carne trita e faccio soffriggere. A completa cottura aggiungerò un pochino di salsa di pomodoro, ma poca perché deve rimanere comunque asciutta. E poi mettiamo il sale quanto basta. Adesso mettiamo 100 g di salsa di pomodoro. Mescoliamo e lasciamo asciugare per 15 minuti. Una volta assorbito bene il sugo, lasciamo raffreddare perché nella pasta Fillo bisognerà mettere il composto ben freddo. Intanto che aspetto che si raffreddi il composto per l'involtino salato, preparo quello per l'involtino dolce. Prendo delle pere, le taglio a pezzettini e le metto in un tegame. Ho preso le pere Kaiser. Aggiungo un pochino d'acqua, non tanta, e poi 2 cucchiai di zucchero. Aggiungo anche una spolverata di cannella in polvere. Mescoliamo e lasciamo cuocere fino a quando le pere non saranno ben morbide e anche queste poi le lasciamo raffreddare. Prendo la pasta Fillo che si presenta in questa confezione, l'ho trovata al Bennet, l'avevo cercata a Lidl e a Penny ma non l'ho trovata, quindi l'unico posto dove l'ho vista appunto e l'ho comprata è al Bennet. Nella confezione c'è scritto 13/15 fogli, vedo che anche loro non sanno quanti fogli sono, però allora facciamo così, sono molto sottili, bisogna stare anche attenti. Ok, li apriamo in questo modo. Ok, adesso con un bel coltello affilato tagliamo la metà. In questo modo. Ok, adesso i fogli sono così sottili, uno per uno, adesso vi faccio vedere come faccio i rotolini. Metto il mio bel impasto all'inizio e faccio il mio pacchettino così, poi piego da una parte e dall'altra e continuo a piegarlo così. E vado avanti e ne faccio un po'. Di nuovo, foglio singolo, 2 volte. Una volta così, un'altra così e vado. La pasta Fillo, dopo che abbiamo fatto i rotolini, va un po' bagnata perché non si può lasciare troppo all'aria perché si secca e nel forno rischia di rompersi e di far uscire il contenuto. Quindi adesso la vado a bagnare. Io la bagno con un po' di acqua. Ho provato anche a bagnarla con l'olio, ma diventa troppo oliosa una volta cotta, quindi adesso provo con l'acqua. La bagno così e poi andrà in forno. Adesso finisco di fare i miei rotolini. Allora, gli involtini sono pronti. In forno a 180 gradi, forno ventilato per 15 minuti, però il mio anche in 10 minuti sono pronti. Comunque, appena diventano belli dorati, sono da tirar fuori. Passo agli involtini, quelli dolci, con le pere.
Involtini di carne sono pronti. Questo è l'aspetto che dovrebbero avere una volta cotti. Ci hanno messo 10 minuti abbondanti. Gli involtini sono finiti, quelli dolci ho messo su lo zucchero a velo e con questa bellissima nevicata di zucchero a velo vi saluto. Se il video vi piace lasciate un like e se provate anche voi la pasta filo che ormai è diventata la mia passione, fatemi sapere come la fate. Io ho provato a Natale a farla anche con il ripieno di cipolle lessate e un pochino di acciuga dentro ed erano buonissime. Niente, adesso vi saluto. Ciao!